E la dottoressa Bagavi ci ha portato, su gentile concessione dell'editoriale degli italiani, l'avete già vista, una serie di fotografie che costituiscono una sorta di mostra virtuale della documentazione fotografica proprio del pittoriale, relativamente a questo periodo di Eleonora Duse. E poi invece giovedì prossimo vedremo con il commento di Maria Pia Pagani il film Cenere, che è l'unico che Eleonora Duse abbia girato. È stato restaurato nel 2008 dalla Regione del Veneto, quindi noi gli deteniamo anche i diritti, quindi possiamo tranquillamente vederlo tutto insieme, ma soprattutto è una testimonianza molto importante di quegli anni, sia del modo di vivere, ma anche del modo di concepire la vita, la morte e gli eventi molto gravi che stavano accadendo in quel periodo. Io ringrazio moltissimo Maria Pia del lavoro che ha fatto e lascio la parola a lei. Sempre alle 5, sì. Allora, buon pomeriggio a tutti e grazie mille per essere qua. Grazie alla Regione Veneto, al Dipartimento Cultura, alla Mediateca, alla dottoressa Maschietta, a tutti i suoi collaboratori e vi porto ovviamente il saluto da parte della Fondazione Editoriale degli Italiani, del suo presidente, professor Giordano Bruno Guerri, e di tutti i suoi collaboratori. Dunque, come già la dottoressa Maschietto ha detto nella sua presentazione, questo nostro progetto, questa lo devo tenere. Forse è spento. Adesso sì. Grazie. Questo nostro progetto è finalizzato a vedere la Grande Guerra attraverso gli occhi di Eleonora Duse, attraverso gli occhi di quella che è considerata la più grande attrice italiana di tutti i tempi e attraverso gli occhi di una persona che nel momento in cui vede il proprio paese coinvolto nella tragedia della Grande Guerra, inevitabilmente inizia a riflettere non solo sulla precarietà della vita, sulla vita che i soldati conducevano al fronte, ma trae da questo momento, da questo periodo, occasioni per riflettere su quella che era la sua vita, come donna, come artista e su quello che era il teatro del suo tempo, di quelle che potevano essere, le potenzialità del teatro del suo tempo anche in confronto al cinema, che è appunto la forma di espressione artistica con la quale la Duse si confronta in questo periodo grazie appunto a Cenere, e riflette su quello che è il pubblico dell'epoca, soprattutto il pubblico dei giovani costituito dai soldati. Allora, la Duse va fatta una piccola premessa: nel momento in cui scoppia la Grande Guerra, Eleonora in realtà non ha, come dire, un danno materiale come artista nella misura in cui si è ritirata dalle scene già da qualche anno, nel 1909, per cui la guerra in sé per sé non arriva ad intaccare le sue tournée, i suoi progetti come artista. Diciamo che in quel periodo è, tra virgolette, in pensione. Si era ritirata dalle scene all'inizio del 1909 per varie ragioni legate alle sue condizioni di salute, legate al fatto che lei come madre ha sempre lavorato, questo lo racconta in varie lettere private, soprattutto ad Arrigo Boito, ha sempre cercato di lavorare per sottrarre la figlia dalla vita del teatro e permetterle un'educazione borghese nei migliori collegi, come infatti è stato, e nel momento in cui la figlia si sposa con un professore inglese, Eleonora sente che può anche rallentare la sua carriera artistica perché non deve più lavorare per Enrichetta. Quindi nel 1909 si ritira dalle scene e nel momento in cui scoppia la guerra, diciamo che è un'illustre cittadina italiana che con le sue tournée, con la sua arte, aveva sicuramente portato l'Italia, il nome dell'Italia, in tutto il mondo. Per cui Eleonora in sé per sé, e un po' questo lo sapeva,
anzi lo sapeva, ma era molto modesta, per cui non si atteggiava diva e non lo faceva pesare, ma sapeva perfettamente di essere praticamente l'ambasciatrice dell'Italia, del teatro italiano all'estero. E in tanti momenti durante la guerra, quando viene avvicinata dai soldati, ad alcuni confida il fatto che lei ha servito il teatro italiano con la stessa dedizione con la quale questi soldati combattevano al fronte per la patria. Per cui dalle sue testimonianze, dalle sue confidenze di questo periodo fatte alle persone alle quali era più affezionata, alle persone alle quali teneva maggiormente, emerge proprio questo binomio molto forte, arte e patria, che lei sente in modo veramente viscerale di incarnare. La Duse è stata, per quanto riguarda la guerra, la madre, diciamo, di tutti i soldati, perché da quelli che sono le testimonianze di questo periodo, di persone che appunto l'hanno conosciuta, hanno ricevuto del bene da lei, ed era una persona che faceva molte opere di bene di nascosto, e da tante testimonianze che sono arrivate si capisce che lei appunto si sentiva madre di tutti i soldati, e ad alcuni di questi addirittura si firmava la tua mamma, mamma Eleonora, proprio perché vedeva in questi giovani che donavano la vita alla patria dei suoi figli. Per quanto riguarda quindi lo scoppio della guerra, Eleonora assiste, segue tutte le notizie, segue ovviamente tutto ciò che sono le notizie di cronaca, ciò che viene detto sui giornali, e a un certo punto, nell'agosto del 1917, fa parte di una commissione artistica voluta dalla Società Italiana degli Autori, che organizza il Teatro del Soldato al fronte. Come vedremo poi da alcune immagini della nostra mostra virtuale, questo Teatro del Soldato è stata un'operazione artisticamente e umanamente molto importante in tempo di guerra, perché era finalizzato a offrire ai giovani che combattevano a lungo in trincea un sollievo, diciamo, psicologico, un beneficio dell'animo, assistendo a degli spettacoli che venivano organizzati da importanti artisti che come volontari andavano a recitare al fronte. Eleonora è presente il 12 agosto del 17 all'inaugurazione di questa, tra virgolette, istituzione, però è presente seduta in platea, ma non recita, e si rifiuterà sempre di recitare per i militari, cioè di salire sul palco del Teatro del Soldato e offrire loro la lettura di qualche brano, piuttosto che a peggio ragione degli sketch comici, come era il repertorio appunto che vigeva al Teatro del Soldato, in quanto si sente appunto madre di questi giovani e preferisce portare la sua presenza in termini di conforto spirituale, ma anche in tanta parte anche di conforto materiale, perché spesso si è impegnata a mandare al fronte generi che potessero servire ai giovani, spediva proprio a livello postale molti pacchi con appunto cibo, sigarette, addirittura dei lavori a maglia che lei realizzava apposta per i militari, e poi a molti presta anche assistenza a molti feriti negli ospedali, quindi li veglia come avrebbe vegliato la mamma di questi giovani feriti, vedendo il figlio appunto ferito per la patria. Questa esperienza del Teatro del Soldato arriva nell'agosto del 17 a ridosso, immediatamente a ridosso del momento in cui la Duse gira Cenere. Cenere è quello che oggi per noi spettatori della posterità è il suo unico film, che è stato girato nell'estate del 1916 a Torino, negli stabilimenti della Casa Ambrosio e nelle montagne, nelle zone nei dintorni di Torino, dalla Vistura soprattutto, e nelle valli di Lanzo per quanto riguarda le riprese in esterno. E racconta appunto, lo vedremo nel dettaglio la prossima volta, la storia di una madre, per cui ancora la Duse, diciamo, sente anche attraverso questa sua unica esperienza cinematografica
di avere un ruolo che corrispondesse a quello che lei si sentiva in quel momento, cioè la madre di tutti i giovani che combattevano per la patria. Anche se in sé per sé Cenere non è un film di guerra, nel senso che non ha nessun tipo di riferimento al contesto bellico, ma è la trasposizione di un romanzo di Grazia Deledda che era stato pubblicato nel 1904. Questa esperienza però è un'esperienza importante perché lei come attrice di teatro si misura per la prima volta con il lavoro sul set ed è una cosa completamente nuova per lei. È una cosa completamente nuova che non la lascia soddisfatta fino in fondo, ma lo vedremo nel dettaglio la prossima volta, in sé per sé la porta a riflettere su quelli che erano i limiti del teatro del suo tempo, su quelle che erano le potenzialità del cinematografo, ricordiamo che all'epoca erano tutti film muti, e soprattutto medita sul fatto di quanto il cinematografo rispetto al teatro possa raggiungere maggiormente il pubblico dei giovani. E nel momento in cui arriva a presenziare l'inaugurazione del Teatro del Soldato, questa esperienza così fresca le permette di fare ulteriori riflessioni e di confidare appunto a uno dei giovani ai quali lei era più affezionata, un giovane militare, Luciano Nicastro, quella che è la sua idea di cinema, cioè il fatto che probabilmente in quanto forma più diretta per il pubblico giovane, il cinema probabilmente avrebbe superato in certa parte quantomeno il teatro del suo tempo. Per quanto riguarda poi il nostro percorso della mostra, una sezione è dedicata appunto alla letteratura dusiana, tra virgolette, di guerra, nel senso che sono state pubblicate dei libri che riguardano in modo specifico il tema Duse e Grande Guerra, che raccolgono delle testimonianze di persone che in quel periodo l'hanno avvicinata, che in quel periodo hanno avuto una corrispondenza con lei. L'ultima parte del nostro percorso invece riguarda il suo contatto con D'Annunzio, perché negli anni della Grande Guerra la sua vicinanza, diciamo, al poeta si riaccentua. Il loro sodalizio Arte e Vita era terminato nel 1904, quindi molti anni prima, e ovviamente a partire da quel momento anche i loro contatti, diciamo, si erano diradati. Per quanto riguarda le testimonianze superstiti delle pistole, delle cartoline, dei telegrammi, dei messaggi che si sono scambiati Duse e D'Annunzio, che sono stati pubblicati in parte da Piero Nardi e Vittore Branca nel 1975, in parte un anno fa da Franca Minucci e Anna Maria Andreoli, grazie a questi volumi che raccolgono appunto ciò che è rimasto, perché buona parte, soprattutto ciò che la Duse ha ricevuto da D'Annunzio per volere della Duse è stato distrutto dopo la sua morte, si nota però che negli anni della Grande Guerra la loro corrispondenza torna a essere, diciamo, viva. E cosa si dicono? Si scambiano riflessioni non legate al teatro, non legate all'arte, non legate a questioni estetiche, ma lei fondamentalmente lo invita a essere prudente, ad avere coraggio, a combattere con la patria e nello stesso tempo a cercare in tutti i modi di salvaguardare la sua vita. E lui invece le confida in modo molto umano, è un D'Annunzio molto molto umano quello che affiora da questa corrispondenza superstite con la Duse, tutte quelle che sono le sue preoccupazioni di soldato e anche la sua ansia e il suo ardore nel combattere. A un certo punto lui dice: io purtroppo sono solo un uomo e in realtà vorrei essere un esercito per poter fare di più, e tante volte io il pericolo me lo vado a cercare, però fa parte della mia natura di guerriero, della mia natura di combattente. Il loro dialogo in questo senso quindi è un dialogo molto umano, molto legato anche alle azioni di guerra, e soprattutto nel 1918 raggiunge l'apice per quanto riguarda ciò che D'Annunzio le comunica in relazione
alla preparazione della cosiddetta beffa di Bucari e poi al volo su Vienna, che sono le due azioni, diciamo, di guerra più importanti che in quell'anno lui aveva appunto realizzato. E da quello che D'Annunzio confida a Eleonora emerge in modo molto, molto forte anche, come dire, lo stupore che D'Annunzio ha avuto come militare, come combattente, di fronte a un disegno più grande che è il disegno del destino. Tanti soldati, tanti giovani che io anche, ai quali ero affezionato, che io amavo, gli dice, sono morti accanto a me, li ho visti morire e sono stati colpiti loro e non sono stato colpito io. Quindi D'Annunzio riflette anche sul fatto di sfidare il pericolo, sfidare la sorte, ma in un certo senso di come la sorte lo abbia, tra virgolette, protetto in tanti momenti, e lui sia un sopravvissuto da questo punto di vista, un reduce importante, un sopravvissuto importante di tutte le imprese nelle quali aveva combattuto. E a un certo punto lui rivela a Eleonora che in queste imprese lui ha sempre indossato al dito indice due anelli che lei gli aveva regalato negli anni passati, nel momento in cui appunto il loro sodalizio Arte Vita era vivo ed erano gli anni felici della loro unione. E le confida che questi due anelli, che non li aveva mai voluti, lei glieli aveva chiesti al termine del loro rapporto, ma lui non glieli aveva mai voluti restituire, sono in realtà per lui un portafortuna importantissimo, e ascrive a questo talismano, diciamo, la protezione che ha ricevuto durante le sue imprese di guerra. A questi due anelli ornati da uno smeraldo e alla fede nuziale di sua madre, che era morta nel gennaio 1917 e che lui indossava sempre insieme a questi anelli che Eleonora gli aveva donato in passato. E da alcune ricerche che abbiamo fatto al Vittoriale sulle fonti fotografiche, ma anche sui filmati che riguardano la morte e il funerale di D'Annunzio, siamo arrivati a capire che questi anelli in realtà D'Annunzio li ha avuti, li ha indossati sino all'ultimo, e si vedono nelle foto, appunto, nelle immagini, nei filmati che lo ritraggono sul letto di morte durante appunto il suo funerale, per cui è stato qualcosa di talmente importante, di talmente forte, dal quale non si è voluto separare, diciamo, per tutto il resto della sua vita. Ora, adesso ecco, prendo alcuni elementi della mostra, così il nostro discorso arriva nel dettaglio a considerare alcuni aspetti. La mostra, come vedete, è organizzata in 5 sezioni, macro sezioni tematiche, e parte con l'orazione per la Sagra dei Mille. L'orazione per la Sagra dei Mille è un discorso che D'Annunzio ha tenuto a Genova IV il 5 maggio 1915 in occasione dell'inaugurazione del monumento a Garibaldi, commemorativo appunto della partenza per la spedizione dei Mille. Il 5 maggio è stato di quell'anno il giorno in cui D'Annunzio praticamente interrompe il suo esilio francese, che era cominciato nel 1910, e torna trionfalmente in Italia, e in questa orazione, in questo discorso pubblico, praticamente rivolge all'Italia un messaggio di tono interventista molto molto forte. Ma la cosa più significativa di questo messaggio, la trovata geniale, se vogliamo dire, che conclude questo messaggio, è una sua rivisitazione in chiave interventista del discorso delle beatitudini di Gesù, per cui beati quelli, e lui riprende tutte le beatitudini rivolgendole appunto in chiave appunto interventista, per cui beati quelli che hanno 20 anni, una mente casta, un corpo temprato, una madre animosa. Sulla madre animosa la Duse ha sviluppato tutto il suo essere cittadina italiana e artista di fronte alla guerra.
perché appunto tutto ciò che è stato il suo operato in guerra, cioè l'essere così vicino ai soldati, prestare il suo aiuto spirituale e materiale, si ascrive proprio a questo tipo di figura, della madre animosa che soffre, è orgogliosa che il figlio sia in guerra a combattere per la patria, ma nello stesso tempo soffre e attende notizie. E la Duse molto molto spesso in guerra si faceva dare da tanti giovani l'indirizzo della mamma, l'indirizzo della propria famiglia, per poter lei mandare notizie, perché spesso i militari non riuscivano, comunque magari le lettere arrivavano con molto ritardo, e molto spesso si è prodigata per essere intermediaria di passaggi di notizie dei giovani alle famiglie, a casa e soprattutto alle madri che hanno un'apprensione per le sorti dei figli in guerra. Poi la seconda sezione, I capelli bianchi di Eleonora, è una carrellata di immagini che riguarda appunto il volto, le sembianze della Duse in questo momento, che sono le sembianze di una persona anziana che non ha mai voluto nascondere i segni del tempo, per cui è il volto che poi la Duse porta sullo schermo, che la prossima volta vedremo con Cenere, e è il volto di una persona che porta quella che D'Annunzio definì la corona canuta, perché appunto i capelli bianchi della Duse, così erano stati definiti da D'Annunzio, e sono stati da una parte un vanto per lei, perché l'età, la saggezza, la consapevolezza acquisita, e dall'altra, nel momento in cui decide di tornare in scena, perché poi, come dire, al termine della guerra, la riflessione più grande che tutto questo momento genererà in Eleonora sarà quella non tanto di continuare a dedicarsi al cinema, aveva vari progetti ma poi sono sfumati tutti, non è riuscita a portare avanti altro oltre a Cenere, ma è stata quella di tornare in teatro. E il suo ritorno in teatro ha avuto, per quanto riguarda il pubblico italiano del tempo, un'accoglienza e una risonanza molto molto maggiore rispetto al suo esordio sullo schermo. Cioè il fatto che la Duse abbia girato un film è stata una cosa importante, ma che non ha avuto, come dire, l'impatto sul pubblico del tempo, pubblico di più generazioni paradossalmente, pubblico di giovani, quei giovani che la Duse si domandava come raggiungere, che pensava fosse il cinema più importante che non il teatro per raggiungerli. In realtà il suo ritorno in scena nel 1921, 5 maggio, quindi al momento la stessa data, rompe l'esilio francese di lui e rompe diciamo la lontananza del teatro di lei qualche anno dopo, la riporta al Teatro Balbo di Torino in scena, così con questi capelli bianchi che lei decide di non camuffare, pur interpretando un personaggio giovane, la Elida, la protagonista della Donna del Mare di Ibsen. C'è poi una sezione dedicata al film Cenere, con alcuni fotogrammi che rivedremo ovviamente poi anche la prossima volta, per poi passare alla letteratura dusiana di guerra, cioè delle pubblicazioni che sono state espressamente realizzate sul tema Duse-guerra da testimoni del tempo, in particolare la scrittrice torinese Rina Maria Pierazzi e un cugino di Eleonora, Carlo Vittorio Duse, e un giovane militare siciliano, Luciano Nicastro, che scrive addirittura un'opera massiccia in 3 volumi, Le confessioni di Eleonora Duse, di eco agostiniana come titolo, ma volutamente, perché molto spesso Eleonora parlava delle confessioni di Sant'Agostino a questo ragazzo, per cui lui ha voluto chiamare quest'opera con una precisa, diciamo, idealità, che è stato pubblicato nel 1945-46, ed è anche questa una scelta significativa, perché nella Seconda Guerra Mondiale praticamente la Duse è stata, questi 3 libri raccontano in realtà di come lei ha vissuto la prima, e ritorna la sua figura praticamente di madre della patria e dei militari, che dalla Prima Guerra Mondiale può essere di aiuto e conforto anche a chi combatteva durante la Seconda. Infine, l'ultima sezione appunto della mostra è il carteggio Duse D'Annunzio durante la Grande Guerra, con dei passaggi appunto importanti di quelli che sono, ripeto, i materiali superstiti, i documenti superstiti di quello che è stata la loro corrispondenza.
materiali, soprattutto conservati ovviamente, come si diceva, al vittoriale. Ora, questo è il primo di questi libri dedicati al tema Duse Guerra, Eleonora Duse, la grande guerra, pubblicato a Torino dall'Istituto Editoriale nel 1927. È pubblicato praticamente 3 anni dopo la morte della Duse, che muore in tournée a Pittsburgh nel 1924, ritorna a recitare a Torino nel 21 e nella primavera del 24 muore negli Stati Uniti, e Rina Maria Pierazzi, insieme a Carlo Vittorio Duse, che era un cugino di Eleonora appartenente alla vasta famiglia dei Duse, che ricordiamo erano da generazioni attori, raccolgono in questo libricino, che consta di circa 60 pagine, quelli che sono i loro ricordi di Eleonora e la guerra, significativi perché Rina Maria Pierazzi racconta di quando ha incontrato la Duse a Torino mentre stava lavorando a Cenere, durante le riprese di Cenere, e Carlo Vittorio Duse invece degli episodi, dei ricordi molto belli di Eleonora al fronte. Allora, Rina Maria Pierazzi era una scrittrice, un'intellettuale di una famiglia importante di Torino, che era la direttrice di una rivista del tempo che si chiamava Cordelia, e Carlo Vittorio Duse era uno dei collaboratori di questa rivista, per cui l'idea di pubblicare questo libro nasce dal fatto che queste due persone uniscono i loro ricordi su Eleonora, e lei appunto, Rina Maria Pierazzi, a un certo punto dice: la guerra, come la sentì Eleonora Duse nel più profondo del suo spirito generoso? Viveva, sì, viveva anch'essa tutto il dolore, tutta la gioia quotidiana che per 4 lunghi anni tormentarono il nostro cuore. Viveva e soffriva per quei figlioli santi che nella tormenta dei picchi alpini, nella disperata aridità del Carso, componevano col loro sacrificio e col loro eroismo la più degna corona per la fronte della patria. Come li amava i soldati, quanto li pensava. La vide a Torino, all'albergo Europa, nei più torbidi giorni della guerra. Era venuta per la messa in azione del film Cenere di Grazia Deledda, di cui ella prodigava senza misura la sua arte significativa e possente. Mi accolse con un pallido sorriso. Era molto stanca e stava sdraiata sul divano, avvolta in una coperta di seta scura, sulle cui belle mani avevano trasparenze di perla. Nelle pupille profonde tremava uno scintillio di febbre. Tornava da una corsa nella montagna di Viù. Belle queste montagne, mi disse accogliendo con visibile gioia il fascio di rose vermiglie che le avevo portato. Belle, ma io penso a quelle altre, su cui forse a quest'ora si compie qualche immane sacrificio. Dio non abbandona l'Italia, signora, le risposi con impeto. Dio è con noi. Sì, Dio è con noi, ella replicò con voce squillante, ma bisogna fare tutti il nostro dovere per meritare il dono della vittoria. Crede che noi donne si faccia veramente quello che si deve fare per i nostri figlioli, per i nostri santi figlioli che quei maledetti insidiani uccidono? Di fronte a questa domanda, la Pierazzi si blocca, perché dice: effettivamente, cosa fanno le donne in guerra? Come vivono le donne in guerra? E la Duse a un certo punto le parla, le esprime la sua disapprovazione per invece una situazione che in guerra era molto frequente, cioè l'organizzazione di balli, di serate destinate a raccogliere fondi per i soldati, per gli ospedali. Cioè, Eleonora non è contraria al fatto di aiutare, anzi, però dice non è in quel modo che vanno aiutate le persone, non è con un evento mondano che si aiuta chi sta al fronte e rischia la vita.
E infatti dice Eleonora Marina Pierazzi: non si dovevano permettere ancora le follie dei d'apparen e le pazze eleganze e tutti quei balletti prospedali che fruttavano più vergogna che denaro. La bella, suavissima voce di Eleonora Duse tremava lievemente. Io le guardavo in silenzio le mani stupende, congiunte, come se la pregasse. La sera medesima a Torino doveva aver luogo un ballo sfarzoso a beneficio di non so che cosa. I grandi sarti lavoravano febbrilmente per coprire con poche braccia di stoffa preziosa delle giadre nudità di infinite dame le quali, per la patria, avevano acquistato un biglietto d'entrata da 50 lire. Anch'io i miei ragazzi lassù, dice Leonora Marina Pierazzi, non ne conosco il nome, il cuore sì. Lavoro per loro con gioia indumenti di lana e quando li spedisco al fronte i miei pacchi vi metto dentro forse la parte più bella dell'anima mia, quella che il pubblico non conosce, perché il pubblico non vede che la tragica, colei che esprime il dolore di infinite creature di sogno, ma che chiude e nasconde in sé a tutti e per tutti il proprio dolore. Forse se qualcuno mi vedesse baciare quei poveri pacchi prima di spedirli a destinazione sorriderebbe. E invece Leonora si sentiva madre di tutti i soldati e di conseguenza per lei era una manifestazione della sua vicinanza, della sua solidarietà, del suo amore agire in questo modo, ripeto, in modo silenzioso. Senza, qui noi abbiamo una testimonianza di chi lo ha saputo, però in realtà lei non andava a dire a nessuno di questo fatto, lo sapevano solo le persone che in qualche modo le erano vicine e che la vedevano agire in silenzio così nel bene per i soldati. E una di queste persone appunto che coglie questo fatto di Eleonora di voler assolutamente togliersi dai riflettori dall'essere diva, dall'essere la più grande artista del mondo per essere vicina materialmente e umanamente ai soldati è suo cugino Carlo Vittorio Duse, che racconta appunto in questo medesimo libro molti episodi di quella che è la presenza di Eleonora al fronte. In particolare gli episodi che racconta e che adesso vedremo riguardano l'esperienza al Teatro del Soldato, che era stato appunto inaugurato nell'agosto del 1917 a Udine e Eleonora era presente in quel momento all'inaugurazione, seduta nell'anonimato in mezzo ai militari in platea, ma al termine di uno spettacolo Ermete Novelli, che era un collega, un attore importante del tempo, collega di Eleonora, praticamente non solo presenta Eleonora al cugino Carlo Vittorio, che era un ragazzo di 20 anni e che non sapeva di essere parente ma non l'aveva mai conosciuta direttamente prima, ma poi rivela in realtà a tutti i militari presenti che quella signora seduta tra di loro, quella signora vestita di nero, così modesta, così umile, in realtà era la più grande attrice del mondo. E allora ricorda Carlo Vittorio Duse: vidi una macchia nera staccante in quel brulichio di grigio-verde, quindi Eleonora vestita di nero in mezzo al grigio-verde delle uniformi dei militari. Un velo nero le copriva quasi tutta la persona, teneva circolo fra i soldati, vidi che distribuiva della cioccolata, delle sigarette, mi guardò. Decorato, bravo! Se i miei capelli grigi non le fanno soggezione, venga qua, un bacio. E aprì le braccia. Sfiorai quella guancia pallida come un fanatico religioso sfiorerebbe una Madonna. Piano piano. Siamo belli essere soldati alla guerra, ma certe cose prendono il cuore. A un certo punto, al termine di uno spettacolo al Teatro del Soldato, Ermete Novelli segnala ai ragazzi la presenza della Duse. Ai soldati che applaudivano esilarati della sua grande comicità, dimentichi della grande tragedia per vivere, fosse pure un'ora sola, felice e beati, Novelli disse: «Fanti d'Italia, non me applaudite, ma lei, la più grande attrice del mondo, che siede a voi vicino, Eleonora Duse».
e la si schermì. Ma i fanti le fecero ara intorno e vollero vederla, ora che sapevano, e vollero parlarle. La commozione la vinse, e cadendo fra le braccia di Novelli, piangendo, disse: «Ermete, perché? Non dovevi farlo, non dovevi farlo!» E in un abbraccio si strinsero, unendo le loro lacrime, al cospetto dei fanti che applaudivano e guardavano commossi, mentre un velivolo dei tre colori vegliava nel cielo perché il nemico traditore non interrompesse quella festa di gioia, mutandola in una tragedia. Ecco, questo è un articolo questo, comparso sul secolo XX, nell'ottobre del 1917, di Rino Alessi, che è stato per tanti anni direttore del Piccolo di Trieste e che in quel periodo era corrispondente di guerra. E vedete qui una foto che appunto ritrae Leonora seduta in platea al Teatro del Soldato in mezzo ai militari. In questo articolo che racconta che cosa si faceva, come si viveva artisticamente al Teatro del Soldato, Rino Alessi offre una testimonianza diretta e molto importante sia della presenza della Duse sia di questo momento particolare della guerra, cioè il recitare per un pubblico così speciale che era quello costituito dai soldati, un pubblico di giovani e nello stesso tempo un pubblico di militari che rischiavano ogni giorno la vita. E dice: «La dolce signora della scena italiana, all'inaugurazione del Teatro del Soldato, sedeva tra i fantaccini, fiera dei suoi capelli bianchi materni e dei cuori che presso al suo grande cuore pulsavano. Mettiamoci per un momento di fronte al pubblico che frequenta il Teatro del Soldato. Non paga, quindi è esigentissimo. Non è, nella grande maggioranza, abituato a frequentare pubblici spettacoli». Quindi dei giovani che praticamente nella maggior parte dei casi non frequentavano i teatri e non c'erano mai stati, e si ritrovano di fronte a un evento teatrale per la prima volta. La psicologia degli spettatori è presto indovinata quando si dica che semplice, onesta, bonaria, per colpirla e distrarla dalle rimembranze tragiche, ha bisogno di trattenimenti leggeri ma non frivoli, comici ma non ironici, romantici ma non drammatici. E non vi è pericolo che tanta folla nuova al teatro in qualche momento si distragga. Quindi un pubblico attentissimo, e un pubblico al Teatro del Soldato, tra l'altro, dove non c'è una distinzione, la distinzione sociale che ovviamente a quel tempo ancora c'era a teatro, tra come ci si abbigliava, dove ci si sedeva, era un rito sociale il teatro dove tutti i dettagli avevano un particolare significato. E invece qui, dice Rino Alessi, la platea manca di privilegi. Ufficiali e soldati entrano tutti dalla stessa porta, che è l'unica apertura di un vasto reticolato quadrangolare, e vanno a riempire una distesa di panchette bianche ancora odoranti di resina. Non ci sono né primi, né secondi, né terzi posti. Il biglietto d'accesso è unico e lo si acquista in trincea davanti al nemico. Cioè l'accesso è riservato ai militari, e quindi in quanto militare, in quanto combattente, hai modo di partecipare, se vuoi, a questi momenti di spettacolo. Altri botteghini non sono ammessi. Le rappresentazioni si compongono generalmente di uno o due atti di commedia, di romanze, duetti, balli e scherzi comici cantati o eseguiti da artisti del caffè concerto. Quindi un genere, diciamo, di intrattenimento che era molto lontano da ciò che la Duse impersonava, cioè la grande tragica. Eleonora, tra l'altro, non avrebbe, al di là che non l'avrebbe fatto, come dire, dal punto di vista umano, dal punto di vista di quella che era la sua attitudine nei confronti dei giovani militari in questo periodo, ma poi artisticamente sicuramente non sarebbe tornata alla tragedia per loro, e non sarebbe nemmeno non si sarebbe nemmeno, come dire, piegata a una comicità diciamo spicciola,
pur di far ridere questi ragazzi. Quello che lei sceglie di essere è essere una figura materna e rassicurante, ma non un'artista attiva che sale sul palco e cerca in qualche modo di far dimenticare loro le lotte della trincea. Ecco, questa è un'immagine anche tratta da questo articolo che ci fa capire bene che cosa era il Teatro del Soldato: una grande distesa, la platea, vedete il reticolato, tutte le file di panche ordinate che compongono la platea e che guardano a questo palco sul quale si sono esibiti tanti colleghi della Duse, importanti e famosi in India a quell'epoca: Ermete Novelli, Tina Di Lorenzo, Armando Falconi, e con un repertorio, come si diceva, e lo vediamo anche in qualche locandina, vedete, commedia, canzonette, rappresentazioni di eccentrici, romanzi, duetti, tante esecuzioni musicali che coinvolgevano i ragazzi, che cantavano tutti insieme, canzoni napoletane che, dice Rino Alessi, come dire, prendevano tutti ed erano sempre un grande successo. A un certo punto, a uno di questi giovani conosciuti al fronte, Luciano Nicastro, che è praticamente il figlioccio di Guerra della Duse, il militare al quale lei si affeziona maggiormente in questo periodo, Eleonora racconta tante cose, si scrivono parecchio, e in questo libro, in questa opera in 3 volumi, Le confessioni di Eleonora Duse, ci sono tanti ricordi che legano questo giovane a mamma Eleonora in quel periodo. E anche in questo caso, anche in quello che Eleonora racconta a Luciano Nicastro, c'è conferma di questo binomio arte-patria che praticamente anche Rina Pierazzi e suo cugino Carlo Vittorio Duse hanno raccontato nel loro libro del 1927. Eleonora dice: «Io mi chiedo se merito l'affetto di anime come la tua, di giovane soldato, così pronta a compiere ogni sacrificio per la salvezza nostra. L'arte, sì, l'ho servita con lo stesso cuore con cui tu servi l'Italia, e ora non ricordo se non il dovere da me prescelto. Senza una decisione, ma soprattutto senza un ardore di vita che la purifichi, quale creatura potrà mai tendere oltre l'effimero?» In quel periodo Eleonora appunto aveva appena girato Cenere, e anche in precedenza, soprattutto nella sua scrittura privata, emerge tantissimo la sua ansia, si può dire, di lasciare nel mondo una traccia tangibile di sé. E ovviamente un artista come la Duse, se noi non avessimo Cenere, come l'avremmo conosciuta? L'avremmo conosciuta dalle foto di scena, ce ne sono soprattutto nel periodo della sua collaborazione con D'Annunzio di bellissime, conservate al Vittoriale, ce ne sono di bellissime, e poi dalle recensioni, dalle testimonianze di chi l'ha conosciuta, ma non avremmo nulla di tangibile che ce la fa vedere viva, che ce la fa vedere in azione, se non Cenere. E quindi in questo periodo la caducità della vita umana, il fatto della guerra dove oggi sei vivo e domani non si sa, il fatto di dedicarti a una causa. Eleonora si era dedicata alla causa dell'arte per tutta la vita, esattamente come i militari si dedicavano alla causa della patria combattendo al fronte. Però lei si poneva il problema di dire: che cosa resta di me nel tempo? E non ha avuto, pur avendo girato Cenere proprio in questo periodo, non ha avuto lei, ma questo è ovvio, lo possiamo dire noi con gli occhi della posterità, la percezione del fatto che Cenere sarebbe stata la cosa che nel tempo ci avrebbe dato una misura di quella che era la sua recitazione, di quello che era il vederla tra virgolette viva. Ha girato, ha colto questa esperienza con gioia, perché era al cimentarsi con una forma d'arte nuova, ma nello stesso tempo non ha necessariamente colto l'importanza di questo prodotto artistico al quale lei aveva lavorato nel futuro per la posterità.
in realtà è lì il nodo, in realtà lei ha vissuto quel qualcosa che le ha permesso di andare oltre l'effimero teatrale, però essendoci dentro in prima persona non ha avuto la percezione che fosse quella, fosse quello quel qualcosa che rimaneva di più nel tempo di lei. Certo è che a Luciano Nicastro a un certo punto dice: ormai il teatro è poco per lo spirito vostro, cioè si pone il problema di dire cosa rimane, come si raggiunge il pubblico dei giovani. Il silenzio del cinema ha un senso di infinito e non sempre la parola risponde all'ardore di chi segue le vie dell'arte come le vie di un sogno. La parola esprime assai meno della luce. Quali trascrizioni umane si otterranno tra breve sullo schermo? E Luciano Nicastro, tra l'altro, è un giovane di cui la Duse parla D'Annunzio nella sua corrispondenza negli anni della guerra, perché dice Eleonora a Gabriele: ho imparato cos'è un soldato udendolo parlare, fante e trincea. È un ragazzo di cultura, ma niente ansietà d'arte in lui, no, niente, nessuna ansietà di vita. E invece tanta placata forza, tanta saggezza e dolcezza e obbedienza, direi, come per abitudine di aver vissuto lui, accanto a una mamma che sia stata per lui come la mamma deve essere, fermezza, resistenza alla vita e purità. Vedete che torna sempre il fatto della figura materna, del tema materno, del rapporto madre-figlio. E a un certo punto Eleonora dice a Nicastro in uno dei suoi biglietti: attento figlio, mira giusto, ma colpisci solo per salvare l'Italia. Mamma Eleonora, questo è un biglietto breve che lei gli manda, però che racchiude in modo forte questa sua attenzione a combattere per l'Italia, ma nello stesso tempo a non fare più del male di quanto già la situazione di per sé spinge a fare, e a preservare la sua vita. Questo tema del preservare la propria vita ritorna tantissimo nella corrispondenza con D'Annunzio, appunto, negli anni della guerra. E ecco, questa è un'immagine molto bella proveniente dagli archivi del Vittoriale, che ci mostra D'Annunzio inginocchiato davanti alla bara di Giovanni Randaccio, uno degli eroi della prima guerra mondiale, un soldato al quale D'Annunzio era molto affezionato, che era morto nella conquista della quota 28. E in una delle sue lettere del settembre del 1917, D'Annunzio, nello scrivere alla Duse, ricorda questo giovane caduto e apre il suo cuore a Eleonora, in realtà dilatando il ricordo anche ai momenti in cui loro, in tempo di pace, avevano visitato i luoghi dove adesso invece si combatteva. E le dice: Ghisola, ecco, e D'Annunzio in tutta la corrispondenza Superstite si rivolge alla Duse chiamandola Ghisola, che era uno dei soprannomi con i quali l'aveva ribattezzata nell'intimità negli anni in cui appunto era vivo il loro sodalizio. E gli dice: Ghisola non sa che in ogni pericolo porto tre talismani, sempre, la fede di mia madre e i due smeraldi, se ne ricorda? Ghisola non sa che nella notte del Timavo, nella notte in cui persi il mio grande compagno, io pensai a lei più volte, sfangando nell'erba del fiume che in tempi lontani avevamo guardato finire con pace nel mare. Quindi ricorda dei giorni in cui insieme avevano in realtà visitato quei posti. Nessuno più mi ha amato come Ghisola mi amava, e di questo ho sofferto e soffro sempre. Quindi la missione di D'Annunzio in questo senso è molto umanamente molto forte. Di tutte le donne che ha avuto dopo di lei, in realtà si rende conto che l'unica persona che lo ha veramente amato è stata la Duse. E una riprova di questo si ha proprio nelle stanze del Vittoriale, perché qua nella veranda dell'Apollino, che è
una stanza dove D'Annunzio si ritirava in lettura, leggeva la corrispondenza, una stanza illuminata dalla luce naturale, esposta come visione sul lago. Vedete, c'è questa foto della Dusia anziana e poi questa accanto più in basso è la foto della mamma di D'Annunzio, per cui D'Annunzio praticamente in una delle stanze del Vittoriale, ma anche in altre stanze del Vittoriale, la presenza fotografica o comunque di doni, di oggetti della Duse è fortissima. Comunque in questa in particolare unisce la foto della Duse accanto alla foto della madre, come dire, le due donne che mi hanno amato maggiormente in tutta la mia vita sono state, chi la vita me l'ha data, mia madre, Donna Luisa de Benedictis ed Eleonora. D'Annunzio, nella maggior parte delle lettere che scrive alla Duse durante la guerra, e scrive da Venezia, dalla Casetta Rossa, che era, come sapete, la sua base appunto sul Canal Grande. La vediamo in una foto molto bella, conservata a cartone. Praticamente dalle finestre di casa sua D'Annunzio vedeva Palazzo Barbaro Valkov, che era invece a Venezia il palazzo dove la Duse, nei tempi in cui si erano conosciuti, aveva affittato una soffitta all'ultimo piano. Questo è Palazzo Barbaro ed è qui che la Duse appunto abitava, per cui lui dalla Casetta Rossa vedeva, e inevitabilmente il suo pensiero ritornava a 10, 15, 20 anni addietro, a quello che erano state le loro visite felici a Venezia e ovviamente a tutto ciò che Venezia simboleggia nel romanzo Il Fuoco, uscito nel marzo del 1900, che da una parte immortala l'arte della Duse, che è la Foscarina, la protagonista del romanzo, una famosa attrice dietro la quale si cela appunto Eleonora. Dall'altra, nel descrivere non solo la grandezza artistica ma anche le fragilità della Foscarina, questo romanzo è stato un romanzo che ha suscitato ampio scandalo e che ha minato non poco il rapporto e la relazione tra i due, anche se e ci sono delle testimonianze al Vittoriale che ho avuto la fortuna di trovare e l'onore a questo punto di commentare. Eleonora poi ha confidato a una sua giovane ammiratrice diversi anni dopo che aveva perdonato D'Annunzio per tutto ciò che di suo, di personale e di intimo aveva messo nel romanzo, nella creazione della storia, nella creazione appunto del personaggio della protagonista Foscarina. D'Annunzio dalla Casetta Rossa dice a Venezia: «Vedo dalla finestra la soffitta dell'isola. Le campane suonano con un suono che non è il consueto, come se non suonassero sopra la città ma sopra una balena. I gabbiani, le anemine galleggiano in pace dentro la gola del canale. Nient'altro oggi è vivo. Come mi piacerebbe avere Ghisola accanto a me per un'ora e di dirle quel che più importa». D'Annunzio racconta a Eleonora di quella che è la sua disapprovazione, la sua rabbia quando le condizioni meteorologiche gli impediscono di entrare in azione, quindi ciò che avevano pianificato per un certo momento è destinato a essere spostato di qualche giorno perché il tempo non lo permette. Gli racconta del pericolo che sente, gli dice: questa è probabilmente l'ultima lettera che ti scrivo, cioè consapevole, chiaramente consapevole del fatto che ogni azione è un'azione in cui non è sicuro che sopravviverà e che la sua vita ne uscirà intatta. Però dall'altra la Duse come lo sostiene a distanza? Lui le scrive dalla Casetta Rossa a Venezia e indirizza la maggior parte delle lettere sopravvissute a lei a Firenze, perché negli anni della guerra la Duse, diciamo che pur avendo girato anche in casa di altri amici, di persone che l'avevano ospitata, aveva come residenza base Firenze in via della Robbia, per cui quando lui le manda le lettere a Firenze,
e racconta tutte le sue ansie, le sue preoccupazioni, il dolore per la morte di sua madre nel 1917, e la Duse come le risponde? Le risponde con, diciamo, un conforto che in parte, in senso anche materno, è vicino a quello con cui lei stava vicina ai giovani militari. Gli dice: cerca di preservare la tua vita, ma combatti per l'Italia. Quindi lo invita all'azione e nello stesso tempo lo invita alla prudenza. L'Italia sia con voi e voi vincerete con lei. Gabri Ghisola. C'è una lettera conservata a Gardone dove lei termina, una lunga lettera dove lei termina con queste parole. Ecco, questo è, vedete la complessità anche della scrittura, delle lettere della Duse. L'Italia sia con voi e voi vincerete con lei, Gabri Ghisola. In questo periodo Eleonora si rivolge ad Annunzio dandogli del voi ancora, poi a un certo punto tornerà a ridargli del tu. Però il fatto di avere firmato unendo il nome Gabri al suo Ghisola, che era una firma che usava negli anni addietro, negli anni del loro sodalizio, fa capire che l'unione che si è ripristinata nel loro dialogo ha ancora la forza che aveva negli anni passati. E a un certo punto, due anni dopo, nel 18, D'Annunzio scrive alla Duse e gli rivela questo fatto, cioè che aveva sentito questa data del 21 febbraio, Santa Eleonora, come una data, la data a partire dalla quale aveva iniziato a curarsi l'occhio, ancora una coincidenza che praticamente tornava ad unirli. Il 21 febbraio è Santa Eleonora. Il 21 febbraio 1916 fu inchiodato nel letto di pena. Lo sapevi? Ghisola, domani è la festa del nome, gli scrive all'alba del 20 di febbraio del 18. È il secondo anniversario della mia cecità. Non ho nulla da offrire se non questo foglio che nella notte di Bucari stava sul mio cuore. E infatti D'Annunzio manda per lettera alla Duse a Firenze il foglio con scritto il messaggio, che praticamente è quello con il quale era stato inserito nella beffa di Bucari nei siluri che avevano appunto con i quali avevano silurato il nemico. Per cui il messaggio della beffa di Bucari, che poi verrà pubblicato anche ovviamente in tempi successivi, ma quello in autografo D'Annunzio quella sera lo tenne sul suo cuore, e quel foglio volle mandare alla Duse come pegno. Dice: un militare che cosa ha da poterti offrire, da poterti donare? Ti dono quel qualcosa che io mi portavo in guerra e che mi ha indotto a compiere questa azione nella quale sapevo di rischiare la mia vita. La Duse, qualche tempo dopo, gli scrive: ti accompagno ovunque. Cioè, gli ribadisce il fatto che lei si sente sempre inscindibilmente unita a lui e veglia su di lui, esattamente come vegliava su tutti i militari che sentiva suoi figli, e su di lui che anche nei tempi del loro sodalizio chiamava figlio, perché uno delle parole, diciamo, Eleonora non aveva, cioè aveva dato anche dei soprannomi a Gabriele, però una delle parole con le quali lei esprimeva maggiormente il suo affetto viscerale nei suoi confronti era la parola figlio. Per cui, vedete, ritorna proprio attraverso varie sfaccettature a tanti livelli questo tema di Eleonora che si sente madre dei soldati e madre addirittura del comandante. Vorrei finire con ancora due passaggi della corrispondenza Duse D'Annunzio e mostrarvi questa foto. Questa è una foto del 1921-22 con D'Annunzio che sfoglia i cartigli del Notturno. Il Notturno è l'opera, tra virgolette, di guerra che D'Annunzio scrive proprio nel momento in cui è ferito all'occhio ed è costretto all'immobilità.
è un'opera completamente diversa come tono, come accento, come profondità umana da tutto ciò che lui aveva scritto sino a quel momento. E è un'opera di cui fa qualche accenno alla Duse strada facendo nella loro corrispondenza, perché dice: ti manderò, come dire, in anteprima alcune pagine, è un lavoro al quale tengo tanto, è un lavoro dove c'è una qualcosa di me che non si era mai visto prima. E vedete che qui ci sono proprio questi, si vede la fotografia, ci permette di vedere i due anelli con gli smeraldi e la fede della madre che D'Annunzio indossava, le porta ai due anelli, all'anulare della mano destra e la fede al mignolo. Invece negli anni della guerra, è lui che lo raccontava ad Eleonora, indossava questi due anelli con gli smeraldi al dito indice, come quasi a voler rafforzare i suoi gesti, le sue gesta di comandante, la forza che ci metteva nel vivere le sue imprese militari. Rispetto a questi due anelli con smeraldi, il 14 agosto del 18, quindi poco dopo il volo su Vienna, D'Annunzio racconta alla Duse quanto effettivamente gli abbiano portato fortuna, perché dice: a Vienna avevo i due smeraldi, il miracolo fu evidente. Un minuto organo d'acciaio importantissimo che comanda il gioco delle valvole si era consumato nel lungo attrito. Abbiamo sentito il pericolo da Lubiana in poi. Sulla selva di Ternova il motore si arrestò, poi riprese. Giungemmo sul golfo salvi e avemmo il tempo di scendere in campo. Per cui questo continuo esortazione alla Duse di dire: io sono sempre con te, ti accompagno ovunque, ti proteggo sempre, a un certo punto trova la sua espressione più forte in questo, cioè D'Annunzio ascrive alla protezione che ha sentito e a questi suoi portafortuna il fatto di essere ritornato, riatterrato dopo il volo su Vienna. Tra l'altro al Vittoriale è conservato l'aereo, lo SVA 10 del volo di Vienna, ed è praticamente appeso sotto la cupola dell'auditorium, per cui ancora oggi ovviamente è visitabile l'auditorium, il Vittoriale, tutto il complesso architettonico, e si vede in modo chiaro l'aereo e anche, come dire, la fragilità in quanto tale paragonata poi ai mezzi successivi con i quali un'azione di quel tipo è stata compiuta, il rischio che D'Annunzio con il pilota Natale Palli aveva corso, esattamente come appunto, ecco qua, D'Annunzio e il pilota Natale Palli, esattamente come il fatto che poi l'aereo era stato modificato in modo da porre D'Annunzio in posizione anteriore e il pilota in posizione posteriore. Ed esattamente come sono conservati vari, appunto, cimeli, la foto aerea di Vienna con il lancio dei volantini e copia appunto dei volantini che erano stati lanciati. E come pure al Vittoriale è conservato e si può vedere il MAS 96, con il quale D'Annunzio ha realizzato invece la Beffa di Bucari. E qui vediamo una foto di lui con Luigi Rizzi e Costanzo Ciano che lo avevano affiancato in questa impresa. Concludo con l'immagine di questi due giovani, che sono Maurizio Pagliano e Luigi Gori, che erano due piloti di D'Annunzio ai quali lui era molto affezionato, che sono morti alla fine del 1917
e la loro morte ha causato al poeta un grandissimo dispiacere, perché li ammirava molto nell'audacia, nella perizia con la quale sapevano appunto svolgere il loro mestiere di pilota, e rimane ancora una volta stordito dal fatto che questi due giovani siano morti in un momento in cui lui non era presente. Come pure rimane molto spesso D'Annunzio sconvolto dal fatto che muoiono in guerra colpite delle persone che aveva accanto, ma non viene colpito lui. Questo fatto di dire tocca a un altro ma non è toccato a me, ricorre molto spesso, e si sente il fatto che capisce che c'è un disegno tale per cui lui deve essere colui che assiste alla morte degli altri, che piange la morte degli altri. Ad esempio, nel carteggio con Olga Levi, D'Annunzio racconta di quanto sia esausto nel partecipare ai funerali dei suoi compagni, nel dover tenere i discorsi funebri e nello scrivere ai genitori, nell'essere presente anche nei confronti delle famiglie. Ed è uno strazio molto umano che presenta un D'Annunzio totalmente diverso da quello che poteva essere il superuomo, il poeta di Mondolo, il cronista mondano addirittura della giovinezza, che fino a quel momento era, come dire, nell'immaginario comune. A questi due giovani, a Maurizio Pagliano e Luigi Gori, D'Annunzio dedica La beffa di Bucari, perché rimane appunto sconvolto dalla loro morte, addolorato dalla perdita delle loro giovani vite, e decide di offrire in loro memoria questa impresa, questa folle impresa militare. E le parole che scrive alla Duse sono delle parole, a mio avviso, bellissime, con le quali vorrei concludere questo nostro incontro di oggi, che ci danno proprio la portata di quella che è stata la guerra agli occhi di lui e nello stesso tempo riflessa su di lei, perché appunto lo sguardo di questi giovani che hanno donato la loro vita per la patria diventa per D'Annunzio associato nella forza, nell'intensità, nella purezza a quello che era lo sguardo della Duse. E in una lettera dalla Casetta Rossa del 7 gennaio 18 Leonora riceve queste parole da Gabriele: erano due meravigliosi combattenti, belli, risoluti, esperti. Mi amavano tanto che mi guardavano vivere quasi con gli occhi della Ghisola di un tempo, con gli occhi dell'amore senza macchia. Sono delle parole bellissime, l'amore senza macchia di questi giovani che si donano alla patria, che è forte esattamente come l'amore che D'Annunzio ha sentito per Eleonora. Io per oggi direi che concludo qua ringraziandovi e anche augurandovi una visita editoriale, perché penso che anche diciamo nella completezza di un percorso di questo tipo, visitare questo posto così ben conservato, così ben gestito, dove la memoria di questi momenti così forte dia proprio anche a livello emotivo la cifra di questo amore per la patria che veramente ogni angolo, ogni pietra di Gardone fa emergere. Grazie.